Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Social TV, una puntata dedicata a quelle cose che possono cambiarci la vita, forse no, possono migliorarcela, insomma, i libri. Con me in studio ci sono Fabrizio De Ferrari, editore, buonasera, e scrittrice Sara Boero. Buonasera. Beh, sul tavolo abbiamo tanti libri, me li sono portata a casa perché ho detto questa puntata merita dei libri sul tavolo. In regia Giovanni Giaccone. Buonasera, buonasera a tutti, e questa sera veramente il tema sarà proprio questo, parleremo di libri ma anche parleremo di qualcosa che è molto attinente, perché oggi è la giornata mondiale della lentezza e quindi chiaramente se non con un libro come si fa a essere lenti in maniera intelligente. Poi parleremo di una scomparsa sempre legata al mondo della letteratura, che è scomparso Antonio Tabucchi. A te Francesca. Beh Sara, parto con te, con la giornata mondiale della lentezza, che a me già dirlo mi viene noia, perché non sono certo un tipo lento, però è terrificante. Oggi su Twitter c'era tutto gli hashtag giornata mondiale della lentezza bla bla bla, e tutti facevano le loro battute spiritose sulla lentezza che dopo un po' ti fanno saltare i nervi, fondamentalmente dopo 10 minuti di tweet line ero lì che correvo, proprio ero lì che lentezza dove, no? Datemi qualcosa di veloce, datemi la TAV piuttosto, non so cos'è. È tempo fast, Fabrizio. No, in realtà parto avvantaggiato perché sarei un lento di natura, poi purtroppo lavoro, famiglia, quindi non posso più esserlo, ma ero un lento. Qui a proposito di libri, si leggono lentamente o si leggono con la fame di voler leggere? Libri si leggono lentamente, in spiaggia o di sera, se no si legge velocemente tutto quello che si consulta per lavoro. E poi ci sono i libri che non si leggono, i libri di Natale, si comprano, si regalano, si ricevono, ma non si leggono. E così sarà? Ma io rileggo velocissimo. Cioè sono Speedy Gonzales, quei libri. Affamata. Sì, 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 finisco uno, inizio l'altro, sono la peggiore lettrice del mondo da questo punto di vista. Sondaggio che trovate sulla nostra pagina Facebook Primo Canale è: qual è il vostro libro preferito? Ora, una domanda abbastanza difficile, la maggioranza delle persone ci prova a rispondere ma poi dice: io non riesco a trovare un libro preferito, io ho troppi libri che amo. Forse man mano che si cresce uno si porta dietro il bagaglio di quando avevo 8 anni e quando avevo 10, e poi dopo le cose cambiano, però non si riescono a dimenticare i libri che insomma hanno reso noi quello che siamo oggi. Vero. Non posso dire il libro che ho letto più volte, Il nome della rosa, Le memorie di Casanova, il primo volume l'ho riletta più volte e non so se sono i preferiti, ma sono quelli poi alla fine nei quali ricado. Per quanto riguarda invece il fatto del leggere velocemente, volevo dire ancora una cosa: a volte più che velocità è l'ansia o la voglia di vedo già come va, salto 20 pagine, vado oltre, voglio vedere come finisce, perché non so se è un meccanismo psicologico di sempre o ci si è portati da questa in effetti frenesia attuale a bruciare le tappe e allora non goderti il libro, ecco, non goderti un libro che dici leggo, dovrei iniziare a leggerlo e andare pian piano avanti. Sarà il tuo libro preferito? No, il mio è impossibile. Allora, diciamo, quelli che mi hanno cambiato la vita, velocissimi, dall'infanzia sicuramente Silvana Gandolfi, Bianca Pizzorno, tutta la bibliografia completa, adolescenza Giovane Holden, che avrà cambiato la vita a tutti, e poi un po' più grandina, è arrivato Joe Lansdale nella mia vita, il pulp americano, ed è tutto finito così. Poi c'è anche il tuo libro, parliamo anche di quello poi. Giovanni, andiamo a vedere quali sono i libri preferiti degli spettatori di Primo Canale che hanno commentato sul nostro... Li andiamo a vedere, infatti, ecco. Si può ancora commentare, quindi li andiamo a leggere insieme, si può ancora andare a commentare perché pian piano tutti hanno dato la loro opinione. Allora, intanto andiamo a vedere, ci sono anche alcuni tuoi commenti. Andrea, il primo, dice Il codice da Vinci, poi ancora andando avanti Emanuela Cotroneo parla dell'eleganza del riccio, poi Emilio, I pilastri della terra, Sara Ferrazzo anche, I pilastri della terra, poi ancora I libri di Benny, dice Stia Musso Ste, e Il ritratto di Dorian Gray, Profumo, La fattoria degli animali. Cristina Vallone, Cent'anni di solitudine, Mariangela Buscaglia, sempre I pilastri della terra, poi ancora LA Confidential, e La strada, ma poi ce ne saranno degli altri ancora. Io suggerirei ancora ai nostri telespettatori di andare a dire qual è il loro libro preferito e poi faremo uno speciale sondaggio qui in,
in regia per sapere qual è il libro preferito dei nostri registi e dei nostri tecnici. A te. Esatto, La strada, che sarebbe poi On the Road, no? Ma Giovanni, prima di andare a sapere in regia, vorrei sapere il tuo libro preferito. Allora, il mio libro preferito è Il Signore degli Anelli. Questo perché, nonostante ce ne siano tantissimi, è quello a cui sicuramente ho pensato di più, che ho riletto più volte, e quindi direi che è il mio libro preferito in assoluto. Invece il tuo? No, io non posso dire qual è, faccio parte dei tanti che dicono... No, adesso lo devi dire. Non riesco, ne ho portati un po' sul tavolo, tra l'altro è un po' sono letture di mamma, di papà che mi hanno passato. Mi sono ricordata, per la puntata di stasera sono andata a ricordarmi delle cose, sono stata censurata, 15 anni, ho trovato Bukowski in casa, mio padre mi ha presa e mi ha detto questo non lo leggi, io lo dovevo leggere di nascosto, no? Quindi... sì, perché Donne di Bukowski era nelle esattamente, di prima. Era proprio quello. Okay. Quindi io immagino che Fabrizio, essendo un po' più là con l'età, magari è stato Bukowski più un editore, quali libri non potevi leggere? Volevo citare un libro di quelli, dato, poi facendo l'editore e stampando comunque tanti libri non puoi leggerli tutti, e quindi mi capita poche volte di leggere i libri dei nostri autori. Uno di quelli che ho letto con più divertimento è un romanzo di tal Giovanni Giaccone, che è La voce del violino, è uno dei più belli, Giovanni, dei nostri libri, di quelli che ho letto con più piacere, il tuo, un giallo. Tra l'altro potete telefonare al nostro numero che vedrete tra poco in sovrappressione, proprio per dirci qual è il vostro libro preferito. E intanto chiedo a Sara, vita da scrittrice, tu hai scritto un libro, è uscito poco tempo fa. Parliamone, cosa vuol dire essere scrittrice a 26 anni oggi a Genova? Ma è l'apice del precariato, è una meraviglia, sei il più moderno dei moderni, il più sfigato degli sfigati, insomma sei... è lui intanto, ve lo presento qui in mezzo, si chiama La teoria del caos, è uscito con Salani, e la vita da scrittrice fondamentalmente è un hobby. Devi fare dell'altro, devi lavorare, se vuoi vivere di scrittura tanto vale che ti metti a fare copywriting, nel senso che comunque i diritti d'autore sono i diritti d'autore, però da grandi soddisfazioni, mi piace molto, è una cosa che faccio ormai da 10 anni e che mi appassiona tantissimo. Anche prima forse la vita di uno scrittore era quella di fare il giornalista e poi cercare di scrivere un libro. Sì, non era, devi unire due o tre cose, però... Adesso siamo proprio nella terra di mezzo, parlando del Signore degli Anelli. Le vendite sono crollate. 20 anni fa c'erano dei libri di localistica che potevano vendere 5, 10, 15 mila copie. Non ci campi, ma sono dei bei diritti d'autore. Adesso toglici uno zero, si sono diciamo a un decimo di quello che era. Però le vendite in internet, in ebook, sono ancora agli albori. Quindi questo è il momento... credo proprio peggiore, pian piano ci dovrebbe essere una risalita, per cui anche per degli editori locali o comunque medio, piccoli medi come noi, ci sarà un vantaggio portato dal fatto di avere una distribuzione nazionale e se ne vedranno i frutti, però anche perché, pochi lo usano ci ancora. Ci sono tanti libri che vorrebbero e che aspettano di essere letti e che rimangono in un cassetto perché non ci sono soldi per pubblicarli, uno investe meno facilmente, forse osa meno per questa crisi economica. Adesso ci sarà un problema, prima c'era un costo tipografico, c'era una soglia di costo per cui stampare un libro aveva un minimo di alcuni milioni di lire, alcune migliaia di euro. Adesso c'è un costo minore, però bisogna spendere in comunicazione, perché sennò vai in internet, negli ebook ci sono milioni di titoli, quindi devi avere poi i canali per farti trovare. E Sara, a proposito di libri online, questa cosa qua, questa cosa di toccare il libro, sentire l'odore, hai beccato tra i libri quelli online, quelli che si sentono, quelli ma quello è un problema, io sono molto affascinata da queste cose, tipo l'iPad, dai lettori ebook, però la carta è la carta, cioè da un lato è meraviglioso dire salvi le foreste, non stampi più, insomma, stampi magari solo su carte riciclate, eccetera, però porca miseria, come si fa a rinunciare a toccare il libro, a non usarlo? Anche nel mio scherzoso book trailer su internet, su YouTube, dico, per darci un tono è necessario ogni 10 pagine perlomeno dare un annusato, è così, anche sull'autobus, dare una sniffata al libro, esatto. Sì. Giovanni, domanda però, oggi è la giornata mondiale della lentezza, cosa ci fanno le persone su Twitter a commentare, visto che come diceva prima Sara, in effetti molti hanno commentato, noi andiamo a vedere adesso i tweet di questa giornata della lentezza, che occorre andarlo a dire, è nell'ambito di tutta quella linea di corrente che parla della decrescita, quindi del prendere tutto in modo slow, ovviamente lento. Andiamo a leggere i tweet. Allora, Lucia, evviva, oggi è la mia festa, giornata mondiale della lentezza. Patrizia,
Ho conosciuto persone pigre che hanno fatto della lentezza la loro bandiera, poi hanno perso tutti i treni. Draft, stanchi, spossati, svogliati, tranquilli. Oggi è la giornata mondiale della lentezza. Emanuela, soprattutto tu che vai sempre di fretta, fermati un secondo, sii lento. Paolo, infine, per la giornata della lentezza potrei provare una delle tante osterie che ho nella guida Slow Food. A te. Tra l'altro questa giornata mondiale della lentezza coincide con il primo lunedì dell'ora legale, che a parer mio uccide. Uccide l'ora legale. Quest'ora che ci tolgono è terribile, terrificante. Io lo pensavo più alla sera, avendo un figlio piccolo, non vuole andare a letto, non è buio, dice, e allora vuole ancora rimanere su sveglio. Comunque adesso c'è una polemica, perché in Russia hanno varato l'ora legale permanente tutto l'anno, e però compensa ripercussioni sui raccolti, cioè sugli animali. La natura non è contenta. È una settimana questa che ricorda anche Tabucchi, la sua scomparsa, 68 anni, non c'è un'età per morire, ma 68 anni sono veramente pochi. Forse. Sì, tra l'altro fuori dall'Italia, non so, non dico in esilio, ma forse un volontario allontanamento, sì. Dopo il successo che aveva fatto, più grande era Sostiene Pereira, da cui era uscito poi il film con Mastroianni. Però poi ho letto un articolo oggi in fondo, che per cui appunto non aveva forse qualche, non dico risentimento, ma qualche delusione nei confronti del mondo culturale italiano. Esatto, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.